Questo è il campo di protezione civile di Stromboli, è un campo fatto per bambini, per ragazzi, per trasmettere loro quelle che sono le norme e la consapevolezza di stare qui. Ogni posto ha le sue peculiarità, e i campi di protezione civile sono diversi in ogni posto a seconda dei rischi che si possono correre. Qui ne abbiamo diversi, cioè quasi tutti legati al vulcano, ma non solo. Non abbiamo il rischio industriale perché a Stromboli le industrie non ci sono, però anche di recente ci sono state delle esplosioni piuttosto forti, a parte quelle della normale attività, che noi come volontari di protezione civile abbiamo affrontato per dare una mano alla popolazione in vari modi. Tuttavia il modo migliore per aiutare le persone non è quello di soccorrere quando c'è un fatto, ma è quello di dare loro i mezzi per conoscere i comportamenti, le norme che poi non li fanno mettere in pericolo, in condizioni di essere soccorse da dove possibile. Noi siamo a vari anni che facciamo questo con i ragazzi di Stromboli, è giusto farlo nella maniera più attenta a quelli che sono i rischi di questo posto. Infatti abbiamo docenti che parlano dei rischi di questo posto, la Guardia Forestale che ci parla di quello che accade qui, il Dipartimento Regionale che ci parla dei rischi che si corrono qui, il Dipartimento Nazionale che ci supporta, l'INGV che parla del lato scientifico, e tutti noi che parliamo di quelle che sono le buone norme e i comportamenti. Quest'anno, dopo i due accadimenti da luglio e agosto, ci è sembrato giusto fare quello che abbiamo sempre fatto. Quindi non ci siamo fatti impaurire da quella che per noi la situazione è assolutamente, per quanto riguarda la gestione della consapevolezza, assolutamente normale. I bambini hanno, e anche gli adulti, bisogno di sapere sempre e comunque dove sono e cosa è giusto fare. E quest'anno è il momento ancora più giusto per farlo, cioè non dobbiamo fermarci di trasmettere la consapevolezza. Questa è la cosa migliore che noi riusciamo a fare come volontari, se ci riusciamo, e riusciamo a farlo perché le istituzioni che hanno avuto l'idea, che ci hanno dato anche lo spunto e ci danno l'aiuto per poterlo fare, il Dipartimento Nazionale, il Dipartimento Regionale e il Comune, oggi c'era qui il Sindaco, ci danno la forza per poter continuare. E quindi per noi è del tutto normale continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto.